Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Platino Extreme. Cominciamo finalmente con il primo vero episodio della serie. E nel mio team, oltre ovviamente allo starter, che è Simian Chimchar. E Simian, per chi segue il mondo di Gumball, sa di cosa parlo. Flappy, che è, che è Starly, comunque sia non sarà in squadra definitivamente. Quelli che saranno definitivamente in squadra li potete vedere nella grafica lì sotto a fianco. Flappy, perché ovviamente è ispirato a Flappy Bird, cioè il nome, non il Pokémon. E HM Slave, che è Bidoof, perché sappiamo che Bidoof è un po' il Rattata della situazione, ovvero con attacchi da MN e quindi lo schiavo delle MN. Il primo Pokémon che vorrei catturare, che entrerà nella squadra, non è un altro Bidoof. Dovrebbe essere Shinx, che si trova qui, in questa zona d'erba. Andiamo velocemente, taglio velocemente fino a quando lo trovo e lo catturo. Next morning. Eccolo qui, livello 4, ottimo, ottimo il livello 4. Non potevo chiedere di meglio. Prepotenza! Perfetto, perfetto, quando sarà un Luxray. Oh, vai. Gotta catch em all. Ash nella prima stagione. 1, 2, 3, gacha! E Shinx è uno dei Pokémon della squadra. Aggiungiamolo. Il suo nome è un po' particolare. C'è della lore però dietro il suo nome, ovviamente. Ora, il nome è questo. Io non sono fascista, non sono comunista, non sono niente. Questo è un Pokémon elettro. La evoluzione finale è Luxray. Lux. Dux. Duce. Luce. Duce la mia luce. I filmati luce, Lux, si dice duce la mia luce, ma per me è solamente una figura storica. Oh, ecco il nostro primo avversario intanto, dai, andiamo avanti. Sono allenatori come me, i nostri sguardi si sono incrociati, quindi dobbiamo lottare. Ovviamente, chi è il primo avversario? Un bullo! In tutti i giochi il primo avversario è un bullo. Sì, ad Alola si chiamano marmocchi, ma in realtà sono bulli anche loro. Ha un Meditite livello 8. Andiamo di braciere e vediamo quanto gli facciamo. Un buon danno confusione. Per ora che non siamo tipo lotta, fa comunque tanti danni. Bene, con un treat che io ce la faccio. Voglio giocarmela tranquilla. Proprio devo prendermela bene. Perché secondo me braciere è un 3 hit KO. Però non sono tanto convinto. Meditazione, perfetto. Così ci salva un turno, lui si aumenta l'attacco ma non serve a nulla aumentarsi l'attacco perché boom baby. Vediamo un po', ecco vedi? Ah però meditazione ha fatto ancora. Peggio per te. Wow. Un livello e mezzo. Accidenti. Cavoli. Ok, seconda allenatrice, dai. Andiamo piuttosto spediti. Vedo una cosa che tu non vedi. Un allenatore. Perché tu sei allenatrice, no? Femminista. Landon. Ma Landon è un nome da maschio. Prepotenza. C'ho graffio. C'ho braciere, voglio dire. Non mi importa. Sì, il mio Chimchar è un attaccante fisico. Ho visto, ha più attacco fisico che speciale. Perciò se ci fanno però se ci fanno prepotenza, un braciere via. Ha andato anche Snubbull. Ottimo, un Pokémon in meno. Ne ha due? E vabbè però ragazzi, cos'è? 108 punti esperienza, ma sono tantissimi. Guardalo. Accidenti. Va bene, va bene. Un altro allenatore. Vabbè, i primi allenatori li faccio tutti quanti con Simian, tanto. Che dici di una lotta Pokémon? Tanto vincerò io! Appunto, vincerò io, vedi? È giusto! Webster, Bull, Combi, oh! One hit che io probabilmente, Grande! Ragazzi, ovviamente gli altri li alleno ma nell'erba alta, perché per il momento, Oh, meno male, non è stato il suo livello, se no era strano! Mi hai battuto, sei forte! Grazie. Dico, gli altri li alleno nell'erba alta, perché sennò ragazzi contro gli allenatori schiattano subito per il livello a cui sono ora.
Sono al livello 3-4. Anche se comunque sia allenerò solo i Pokémon che metterò in squadra. Poi man mano che andiamo avanti rilevo gli altri. Baccaracolo? E siamo a 2 con la Lockdown, eh? Ricordo che questa è anche una Lockdown, oltre che Alf Randomizer. Ci sono Pokémon che si fanno vedere solo di giorno, altri escono di notte. Me ne starò qui ad aspettare finché non li avrò visti tutti e poi morirai assiderato, perché fa freddo la notte. Anche perché il cambiamento climatico che ha sconvolto Sinnoh è evidente in questi giochi. Ciao Link, come va con i Pokémon? Ne catturi? Wow, hai già 4 Pokémon! Se vai avanti così il tuo Pokédex sarà completo in 4 e 4 8. 4... 4 e 4 8. Oh mio Dio! Oh, aspetta, non pensi che sarebbe meglio saperne di più sui Pokémon? Tu conosci il posto adatto, e qual è? La scuola Pokémon? Ti prego, dimmi che non è la scuola Pokémon. Quell'uomo, ma... Ehi, mi sembra di averlo già visto. Forse in un flashback? Un flash futuro? Uomo misterioso. Come facevate a saperlo? Come avete fatto a capire che sono un agente della Polizia Internazionale? Sono un agente scelto in missione per conto dell'Interpol. Mi chiamo... Posso rivedervi solo il nome in codice? Chiamatemi pure Bellocchio. È così che mi conoscono nell'ambiente. A proposito, la frase non rubare ti suggerisce qualcosa? Sounds like Swiper the Fox! If you see Swiper, say... No, non mi dice nulla, però diciamo di sì, dai. Sì, proprio così. Appropriarsi di qualcosa che non vi appartiene è sbagliato. Dato che sono in servizio, se dovessimo incontrarci di nuovo, vi prego di non rivolgermi la parola. Cioè, ecco, potete parlarmi, anzi, dovete farlo! Ma non perché mi senta solo, no! Dovete informarmi se vedete qualche cattivone! Voglio essere messo al corrente di ogni minimo sospetto. E un altro caro amico se ne va. Lavorare per l'Interpol deve essere molto duro. Sì, è polizia internazionale. Però è dai, è una battuta, su. Link, eccoci arrivati. Questa è la scuola per allenatori. Il nome dice tutto. Hai visto entrare Johnny di dentro? Eh sì, il rivale si chiama Johnny. E no, non è una reference. Davvero. Non ho voluto fare la reference. Mi piaceva solo il nome Johnny. Tutto qui. Vigorghiera? Oh mio Dio! Aumenta la velocità a salire di livello, ma ne riduce la statistica, sì, mentre la tieni. Ehi, Link, anche tu sei qui per imparare? No, veramente dovevo darti... Il pacco! Non il mio, il suo. Cioè... Lasciamo perdere. Oh, mi dà la mappa della città. Beh... Insomma, gli ho restituito qualcosa di importante. Va bene... A Mineropoli dobbiamo andare allora. Ci si vede. Ovviamente non leggerò tutti quanti i dialoghi, dato che li so a memoria. Farò un piccolo suntino alla fine, quindi. Ah, c'è la Global Trade Station. Non è neanche una medaglia. Cattivo. Me ne vado. Oddio, chi è questo mo che mi ferma? Ma guarda. Ti considero un allenatore di Pokémon, ma non è ancora il Pokécron, lo sai cos'è, vero? Sei un caso come Poké, li faccio io i Pokécron, capito? Pokécron. Oh mio Dio! Certo, però funziona solo in italiano, non in giapponese o inglese. Vediamo un po', ci sono i clown da trovare? Ecco la domanda. Un Pokémon si rafforza sconfiggendone altri e guadagnando punti esperienza? No! Risposta esatta! Invece era sì, dai. I Pokémon si rafforzano e a volte assumono una forma del tutto diversa. Quel processo è detto evoluzione. Capito, è una parola complicata, molto lunga, devi impararla. Ok, il secondo è qui, ma lo sorvoliamo e andiamo direttamente da questo. Ciao, io sono un clone della campagna promozionale per i Pokécron. Le mosse dei Pokémon hanno un tipo come i Pokémon stessi? Sì, risposta esatta. Same type attack base. I Pokémon possono trainare strumenti. Sì, va bene. Link ottiene coupon 3, dovrebbero essere 3 coupon e non 4. Però, se noi andiamo qui, ecco qua, Fertil Rapido. Ah, ok. E amo vecchio è una buona cosa, prendi questo amo vecchio. Non pesco perché pescherei solo Magikarp al momento. Non voglio Gyarados come Pokémon d'acqua, ne voglio un altro. Che si prenderà purtroppo solo più avanti. Ma non fa nulla, dai. A questo punto che ho 3 coupon, li do a questo signore qui.
e in cambio mi dai Pokécron. Nice. Il contapassi. Li conta davvero? Vado a curarmi i Pokémon. A questo punto dovrei allenare i Pokémon. Ma proverò ad andare avanti. Dunque, devo andare di qua se non sbaglio, che c'è il mio rivale. Eccolo qua. Ehi Link, non dirmi cosa sei più forte. Io? C'è bisogno di chiedere, certo che sono più forte. Dai, te lo voglio dimostrare. Ta 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 ta. Dai, ha fatto... Ah, non si porta lo sta... Aspetta, se lo porta lo starter lui dietro? Non mi ricordo cosa ho scelto. Individua. Ma ci picchia. È forte, eh? È forte, eh? Ma non può nulla con... cavoli, non gli ho fatto nulla davvero. Sarà molto dura questa sfida. Ok, lui fa braciere, accumula energia, ok. Lo faccio ancora braciere, lui accumula altra energia. Però non sono stupido e cambio Pokémon. Dai. Mando il duce. Però è femmina, quindi duchessa doveva essere. Prepotenza gli riduco l'attacco, ma se fa individua e pazienza non serve. Meditazione. Ok, come attacco ha solo confusione. Perfetto, meditazione ancora. Dovrei farcela con questo attacco, a mandarlo KO. Ok, individua, però è fatta. Pazienza, è fatta. Quanti punti si prende, mo' il duce? Quanti se ne prende? Quanti? E Simian a livello 11, ovviamente. Inizia a essere forte. A posto, è finita. Finita! Troppi punti! Fulmi sguardo, ok. Quando imparerà Scintilla? Oh, quando impara Scintilla, quanti danni facciamo, caro mio? Sì, caro! Primplap? Neanche a farlo apposta! Neanche a farlo apposta! Ok, Primplap non è ancora acciaio. Lui in realtà avrebbe preso Piplap, in effetti, però... Primplap non è ancora acciaio. Quindi, se riesco a indebolirlo con Fulmi Sguardo e poi mando dentro Simian, Graffio lo faccio secco. A doccia scudo. Però a pistola acqua anche. Sicuramente, a livello 14, azione. Fai ancora doccia scudo, ti prego. Azione. Niente, non resiste. Ok. Graffio. Siamo più veloci? Ha ruggito. A bolla. Oh. Cavoli, 18 punti mi ha tolto. Oh, abbiamo persa. È persa. Dovrò allenare la mia squadra. Però prima di affrontare il nostro rivale, ecco, potrei andare quassù, no? A fare un po' di allenamento. Però qui c'è una Pokéball. Bakkahaban. Non trovo un altro che Bakke. Perché mi sono messo in questa situazione? Ah! Oh, dai, allenatore un po' di bolucce. Vuoi lottare? Ma che diavolo! Tutti quanti forti sono! Beh, sì, almeno del 50%. No! Ma ouch, Crowdy, già? Se ha super fortuna, Miss Druma! Ti prego, non avere super fortuna. Oh mio Dio! Attacco d'ala! Ah, brutto colpo! Oh mio Dio! Ma cosa succede? Ma c'è inseguimento. Ma a livello 11, quanti attacchi c'ha un Hunchcrow? Non c'è niente da fare, bisogna allenarsi per forza. Ci vediamo al prossimo episodio. Con una squadra davvero cazzuta.